Bella raga, sono Jessica, benvenuti in Laboratorio Wall e in un nuovo video sull'armatura dell'orso e dell'ariete. Allora, come abbiamo visto nei video precedenti, di cui vi lascio la playlist qui come al solito, abbiamo iniziato l'elmo. Ok, quindi abbiamo tagliato, abbiamo fatto insieme un po' di cartamodelli, poi off camera abbiamo tagliato i pezzi, abbiamo fatto un po' di decorazione insieme nel video precedente e adesso vediamo insieme un po' di pittura. Successivamente vedremo la cucitura, quindi il montaggio di tutta la calotta. E successivamente, dopo il montaggio della calotta, vedremo i cartamodelli della maschera, questa parte superiore, alla quale poi verranno applicati i capelli, poi messe le corna. Iniziamo con la pittura. Allora ragazzi, da come avete visto la pittura è stata realizzata, quindi è finita. E adesso vediamo insieme come vanno assemblati tutti questi pezzi. Quindi iniziamo la cucitura. Thank you.
Allora, la prima fase di cucitura è fatta, quindi abbiamo le nostre due metà della parte frontale dell'elmo. Adesso bisogna cucire le due metà insieme, a mano, e poi verranno aggiunte queste a macchina. Quindi, insomma, verranno puliti tutti i fili, aggiunte poi le altre. Iniziamo. Allora ragazzi, siamo arrivati a metà cucitura a mano, poi tutto il resto lo fate off camera. Nel prossimo video vedremo appunto l'elmo completamente cucito, la calotta completamente cucita, e faremo insieme gli altri pezzi mancanti, che sono la maschera, la parte sopra per i capelli e le corna cucite insieme. Quindi continuate a seguirci, vi ricordo che nel box informazioni ci sono tutti i link relativi ai nostri social e vi lascio insomma al prossimo video. Grazie per averci seguiti.